la volta di James Eruppakattu. Giusto? Allora, James, conosciuto al congresso, allora pensate, da lui è, avete visto poco fa, insomma, avete visto Richard, pensate che tutta l'origine lui ha dentro di sé l'anima dell'India, perché è indiano. E il la sua famiglia ha portato lo yoga in Italia 80 anni fa, quindi una cosa meravigliosa, ed è un privilegio averti qua. Ho conosciuto il tuo cuore, la persona che sei, grazie di essere qua. Aspetta lì un attimo. Wow. In India si fa grande personaggio, deve essere venerato, dato. È così. Wow. Che spettacolo. A te la relazione, grazie di cuore. Wow. Grazie Giorgio, grazie a tutti voi per la vostra bella presenza. Mi sono un po' fregato da soli, credo, non da soli, da solo. Io devo parlare del sorriso. Mi ha fatto fregare già facendo sorridere. Vedo tutti voi avete la faccia bella carina, sorridente. Dovrei adesso rovinare un po' la vostra faccia parlando qualcos'altro. Allora cambio registro, verso la fine vi faccio sorridere la vostra cellula, almeno tenderei, ma farei qualche domanda che vi provoca un po' di tensione, così almeno perde quel sorriso. Faccio una domanda: avete mai sbagliato qualcosa nella vostra vita? Da 30 anni che faccio questa domanda. Ogni volta, ogni anno, quando faccio l'introduzione alla yoga, persone arrivano, spesso faccio questa domanda: avete sbagliato qualcosa? Di norma la risposta, come avete fatto voi, è questa la risposta. Ma adesso la seconda volta vi faccio di nuovo questa domanda: avete sbagliato realmente? O se io dico non avete sbagliato niente fino ora, realmente dico non avete sbagliato niente? Sì o no? Avete fatto solo le esperienze, avete fatto solo le scelte, avete fatto soltanto le decisioni. Non puoi non fare la scelta, non puoi non fare decisioni. Fin quando abbiamo i desideri, abbiamo cinque sensi, dovremo fare da mattina fino alla sera varie cose. Non si può fare la scelta, non si può non fare delle scelte, decisioni, sì o no? Ok, 20 anni fa o 10 anni fa possiamo dire che abbiamo fatto qualche cattiveria, questa cattiveria possiamo dire sbagliato. Ma potevate evitare quella cattiveria? Sì o no? Non potevate evitare. Se vi faccio domanda, in questo momento noi eravamo tutti, dovevamo essere qua, o qualcuno di voi avevate il potere di essere almeno fuori di questa sala? No? Avevate le possibilità e non avete fatto. E la scelta era prima. Fin quando siete qua, vuol dire dovevate essere qua. Un po' di qualche secondo fa avevate le possibilità di essere fuori per bere caffè o andare là, sì o no?
Ok, in questo modo, piano piano, ragionando, calcolando, osservando, arrivando alle conclusioni belli, avremo una mente stabile, mente forte, mente equilibrata, così possiamo gioire meglio da mattina fino alla sera. Nindya dice, noi dovremmo avere santosha. Santosha vuol dire contentezza costante. Come si fa ad avere contentezza da mattina fino alla sera? Sempre. Sempre deve essere contento. È dura, eh? Infatti adesso vedo la faccia un pochettino già andata male. Sorridevate. Ok. Io cerco di spiegare, visto che sono maestro di yoga, semplificare un po' di informazione delle yoga vorrei darvi. Yoga vuol dire l'unione. Tantissimi relatori ha parlato dell'anima, mente, ovviamente epigenetica, da un po' che sentiamo, cambiamo un po' di un argomento diversamente. Corpo, mente e l'anima, l'unione del corpo fisico con la mente e insieme con l'anima. Il problema è, abbiamo l'anima o non abbiamo? Voi avete l'anima? Viene il dubbio, sì o no? Anche perché se voi avete, se ditevi dove avete l'anima, se chi di voi crede che avete l'anima, ditemi dove avete, dov'è che portate? Portate in giro? Portate in giro un'anima quando andate al supermercato? Allora l'anima che possiede il vostro corpo e la mente, o voi con il vostro corpo e la mente possiede l'anima? Viene il dubbio. Allora, India non crede in niente. India è filosofica. India ha nato sei filosofie diverse. Una delle sei filosofie è yoga. Yoga cosa consiste? Unione. Ok, se tu vuoi sapere, devi pensare. Devi osservare, devi diventare un ricercatore, pensatore ed osservatore, altrimenti non puoi avere le conclusioni. Fin quando io te la dico, tu devi credere. No, credere no, non va bene, devi fare ricerca. Ok, a questo punto ho iniziato a meditare, a chiudere gli occhi e stare un po' in silenzio. Ho iniziato ad avere mal di schiena, male alle gambe. Allora, togliere questa difficoltà, ho iniziato a fare delle posizioni, movimenti fisici, sono 84.000. Hanno capito che se inizi a muovere il corpo, non solo arriviamo ad avremo la flessibilità, la forza fisica, l'agilità, riusciamo a attivare tutti gli organi interni, tutte le vertebre, tutti gli organi, tutte le articolazioni, creando una stabilità mentale, non solo. Nel momento tu muovi, modifichi il tuo respiro. Respiro cambia. Se cambia il respiro, tu stai controllando la mente. Tutti noi abbiamo capito che tantissimi relatori hanno parlato un pochettino del respiro. Iniziate a pensare. Tutti noi abbiamo iniziato la nostra vita terrena con il primo respiro. Con l'ultimo si saluta, vero? La vita legato al respiro, respiro lega la nostra vita. Controllando il respiro come si deve, controlliamo la mente. Perché? Patanjali, l'autore principale delle yoga, ha detto controllati la respirazione per controllare la tua mente. Non ha detto che devi andare da psicologo. Detto, sì, non sono contro i psicologi. Comunque dice, almeno risolviamo volendo con facilità. Controllati la tua respirazione come si deve, avrai il controllo della mente. Cosa vuol dire avere controllo della mente? Stabilità, equilibrio, forza, coraggio, fiducia, entusiasmo. Allora chi ha la fiducia, chi ha l'entusiasmo, chi ha la forza, energia ce l'ha sempre. Sempre, il motore acceso sempre a mille.
invece depresso, stanco, debole, deluso, crea l'energia? No. Infatti, forza, coraggio, fiducia sono motori della nostra vita. Vuol dire, quello vuol dire avere controllo della mente, stabilità della mente, l'equilibrio della mente, avere una visione globale. Questo è yoga, solo che lo yoga viene venduto attualmente dappertutto come ginnastica. Yoga vengono fatte dalle persone flessibilissimi, facendo spaventare tutte le creature semplici che pensano che porca miseria, cosa è questo modo, io non posso fare. Vero o no? Ecco, diventato in quella maniera, non preoccupare, ora un'opportunità, vi faccio fare yoga come si deve, in modo semplice, giocando, ok? Allora, una volta che fatto le posizioni, muovendo il nostro corpo, riuscendo di controllare il respiro, stiamo controllando la mente, i sensi sensoriali, 5 sensi, ok? Abbiamo 5 sensi, loro viaggio di norma verso il mondo esterno, sì o no? Appena quando apriamo gli occhi, cosa fa? Iniziamo a riflettere, iniziamo a pensare, iniziamo a ricordare, iniziamo a attivare il nostro lavoro fisico e mentale. Pensate al contrario, chiudiamo gli occhi. Il potere della mente e i sensi di viaggiare verso il mondo esterno diminuisce. È un gioco semplice, non è complesso, non è complicato. Se tu chiudi gli occhi consapevolmente alcune volte nella tua giornata, chiudi delicatamente gli occhi, ritiri la mente e i sensi. Non c'è dubbio, chi di voi o maggioranza di voi forse direbbe quando chiudo gli occhi iniziano ad avere tanti pensieri. Normale, è normale, accettiamo quella normalità. Se tu pensi che questo è un problema, non puoi andare avanti, deve considerare come normalità. Se non consideriamo come normalità, diventa un problema, sì o no? Ok, problema diventa un problema se non trovi una soluzione. Se trovi la soluzione, se trovi una risposta positiva, non è più un problema, sì o no? Ok, per quello che abbiamo la mente. Infatti, muovendo il corpo, controllando il respiro, stabilizziamo la mente. Controllando la mente e i sensi, inizia a avere concentrazione. Capacità di concentrare vuol dire capire meglio, conoscere meglio, osservare meglio, pensare meglio, scegliere meglio, decidere meglio. Vuol dire sbagliare meno, avere meno problemi, meno preoccupazione, meno ansia, meno perdita di energia. Vuol dire più energia, più stabilità, più equilibrio. Tutto è positivo. E solo dopo parliamo della meditazione. Rilassamento è diverso. Avete fatto con nostro amico precedentemente un rilassamento. Rilassamento uno, visualizzazione un altro, concentrazione un'altra, respirazione un'altra, meditazione ancora diverso. Attualmente tutti dicono che voglio meditare, direttamente arrivano per fare la meditazione. Come dico, la risposta mia a loro è questo: ragazzi, dobbiamo prepararsi per fare la meditazione. Si può innamorare, dai, vieni qua, ci innamoriamo. Non si può innamorare con la volontà, vero? Ok, è così. Innamorarsi è una conseguenza di tante piccole cose che accade intorno fra due persone. Innamorato senza accorgere. Sì o no? Alla fine. Ok, meditazione è così. Tu fai varie tecniche come si deve, scivolerai nello stato di silenzio profondo senza accorgere. Io non voglio spiegare adesso la meditazione altro, voglio adesso parlare del sandosha, contentezza, vero? Meditazione. Ok, grosso modo io ho parlato delle yoga. Interessante pensare che alcuni di voi hanno parlato dell'India. Voglio farvi ricordare che l'India è una filosofia molto antica, 5 o 6 filosofie, è la medicina più antica
è nato in India, si chiama Ayurveda. Ippocrate, padre della medicina moderna, ha studiato l'Ayurveda. Matematica, l'Occidente non conosceva matematica prima che è arrivato Pitagore. Pitagore è arrivato in India, ha studiato matematica, prima di quello l'Occidente non conosceva niente. E lui è arrivato anche a Crotone facendo la scuola esattamente come in India, lui è diventato anche un vegetariano. Aristotele ha chiesto a Alessandro Magno di portare conoscitori indiani, vuol dire già quell'epoca sapeva della filosofia. Un pochettino, io, mi fa molto piacere di ricerca che avete fatto, fantastico, due giorni che ascolto tutti i messaggi meravigliosi della ricerca che avete fatto. La conclusione mia è che là, è ok, meno male, tutti voi avete fatto ricerca. L'India non ha più fatto nessuna ricerca, è rimasto lì. Allora, sarebbe carino il futuro iniziare tutta la ricerca che ha fatto, sarebbe carino che confrontasse con la conoscenza indiana anche quelli indiana di Ayurveda e di yoga, tutti quelli collegasse con questa ricerca, andare avanti insieme. Questo sarebbe uno dell'augurio che penso io comunemente che dovremmo tentare di fare. Parliamo di Santosha, quanti minuti ce l'ho ancora? Solo due. Ok, allora 3-4 possiamo parlare. Allora, come si fa a avere contentezza costantemente? Ok, tutto quello che accade, accade solo per il bene. Tutto quello che è accaduto solo per il bene, ma solo per un pensatore, solo per un osservatore, solo per un ricercatore. Altrimenti noi colpevolizziamo gli altri perdendo la nostra energia. Abbiamo parlato precedentemente che non abbiamo sbagliato niente, ricordate? Se non abbiamo sbagliato niente, non hanno sbagliato neanche gli altri. Tu non puoi più dire quel cretino, capito? Devi iniziare a smettere, possiamo finalmente, ieri qualcuno parlava di perdonare. Come si fa a perdonare senza una giusta ragione, senza avere una consapevolezza interna? E così tu puoi perdonare finalmente, non hanno sbagliato neanche loro. Doveva fare, attraverso l'esperienza ti è servito a te, anche a lui. Se lui prende o non prende non importa. L'importante è così riusciamo a perdonare. L'altra, Santosha, se non troviamo una risposta positiva di qualunque sia il problema nostra, non avremo gioia. Presso la multa, non è che facilmente gioisce, vero? Deve trovare comunque una risposta positiva per poter gioire. Fin quando non abbiamo una risposta positiva, non si può gioire. Provate a pensare a una tristezza. 3 secondi, piano piano perde il sorriso. Sorriso collegato con emozioni positive, sorriso collegato con gioia, contentezza, tranquillità, piacere. Sorridiamo anche vedendo gli altri che sorridono, sì o no? Non ci vuole poco. Cambiando l'espressione del viso, possiamo cambiare l'espressione del nostro essere. Ma vi farei sorridere un minuto comunque, anche se avete sperimentato il sorriso. Momentaneamente chiudete gli occhi, possibilmente con la schiena dritta. Io vi chiedo solo di sorridere piano 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 con gli occhi. Mentre immaginate il sorriso negli occhi, potrete immaginare il sole che sorge, il sorriso delle stelle, apertura dei fiori, migliaia e miliardi di fiori che aprono i loro petali con delicatezza. Immaginate i fiori con tantissimi colori, con tantissime forme. Ognuno può sembrare che ha un sorriso diverso, colore diverso, profumo diverso, petali diversi, forme diverse, ma alla fine il sorriso è grosso modo uguale. Splendido, colorato e profumato. È bello avere un sorriso colorato. Provate un po'.
sorriso colorato, persino profumato. Se voi volete immaginare il sole che sorride, capirete che è un sorriso forte, potente, caldo, bollente e luminoso. Vibra, carica di energia, non c'è stanchezza. Il sole non si stanca, il sole non chiede niente in cambio. Un sorriso davvero potente, caldo, stesso tempo sorridete con dolcezza del fiore. Tutte le vostre cellule, migliaia e miliardi di cellule, ognuno ha un sorriso. Stesso momento, immaginate il sorriso di qualcuno che sorride dalla vostra destra verso di voi. Ovvio, la vostra destra inizia a partecipare sorridendo verso quella persona o persone. Iniziate a pensare che qualcuno sta sorridendo dalla vostra sinistra, realmente. Bello sorridere con la nostra parte sinistra in modo spontaneo. Sorriso da davanti, sorriso da dietro, dall'alto e dal basso, dall'interno e dall'esterno, un risveglio, una carica. Creiamo questa energia mandando verso tutto l'universo, proprio creando quell'empatia, la bellezza, dove noi provochiamo, cambiamo la frequenza cerebrale. Pensiamo, siamo in grado di modificare il nostro stato di essere con una semplicità, davvero? Usando il corpo, la mente e il respiro, riusciamo a cambiare il nostro stato di essere con una semplicità, cambiando frequenza. Infatti, godendo il sorriso, espandendo verso tutto l'universo, piano piano possiamo aprire gli occhi. Abbiamo fatto un sorriso silenzioso, carino, tenete, mi fa piacere. Un'altra volta, grazie. Grazie James. Ci attrezzeremo per imparare yoga.